Allora, abbiamo compilato la sezione dell'albero genealogico eredi e legatari. In questo caso una successione di legge, quindi abbiamo inserito gli eredi discendenti, due figli del decurius e il coniuge superstite. A questo punto però è presente nella successione un altro erede, che è un erede rinunciatario, sempre figlio del decurius. Dovremo andare quindi adesso nella sezione rinunciatari e premorti. In questa sezione andiamo praticamente a selezionare sempre il quadro EA, dobbiamo andare a inserire nei discendenti il terzo figlio rinunciatario. Quindi tasto destro, aggiungi. Nella schermata dei rinunciatari e premorti è possibile innanzitutto scegliere se un soggetto è deceduto o rinunciatario. Deceduto ovviamente se ci troviamo nelle condizioni in cui ad esempio ci sono eredi, figli del decurius premorti o fratelli, sorelle del decurius deceduto, e quindi a questo punto bisogna creare appunto il concetto di rappresentanza, ma questo poi lo potremo vedere anche in seguito in un video specifico. A noi ci interessa adesso andare a selezionare rinunciatario. Una volta che ho definito il soggetto rinunciatario, nel tipo di soggetto dovremo andare a indicare quello che è il chiamato all'eredità in caso di legge, grado di parentela figlio, e quindi adesso andiamo a inserire i dati anagrafici. Anche in questo caso non è necessario andare appunto a inserire i dati di residenza, o a meno che appunto non è una residenza estera, ma adesso quello che interessa prevalentemente è quello di andare a inserire gli estremi di registrazione della rinuncia. Gli estremi di registrazione sono dati obbligatori necessari per poter praticamente definire appunto un soggetto rinunciatario. Quindi andremo a selezionare i dati di rinuncia. Andiamo a inserire il codice praticamente di rinuncia dell'ufficio, quindi ok, data e date appunto riferito alla registrazione della rinuncia. La serie viene indicata dall'Agenzia delle Entrate e il numero di registrazione. Il sottonumero non è sempre presente, quindi in questo caso lasceremo vuoto, non andremo a compilare nessun dato. A questo punto abbiamo correttamente compilato anche i dati relativi alla rinuncia. Quindi adesso non resta che ritornare un attimo nei dati del frontespizio e procedere nel video successivo per inserire il nostro dichiarante.